Carissimi tutti, ben ritrovati. E questa settimana è un video un po' particolare nel quale lascerò parlare soprattutto la musica perché sono stato colto da uno dei malanni di stagione e dato che a me le cose piace cercare di farle bene, ho cercato di prenderlo meglio possibile e l'ho preso bello forte. Quindi non sono tanto in grado di sostenere con lucidità una disamina musicale. Allora, includo in questa serie una composizione che diversamente non avrei messo perché costituisce un po' un fuoritema rispetto al nostro filone, diciamo, liturgico siciliano. E questa composizione, appunto, è la seconda sonata di Alexandre Guilmant. Allora, la mettiamo tutta, anche per vedere come risulta l'esecuzione di un brano francese su un organo italiano, ancorché ceciliano, quindi già europeizzato. Però vedrete che acquista comunque una connotazione sua tipica, per cui viene comunque, cioè, non viene mai a mancare come dire, quella comunicazione stretta che esiste ogni volta che si esegue un pezzo tra organo, organista e compositore. Con settimana prossima, invece, annuncio definitivamente, così non potrò più tirarmi indietro, sarò costretto a farlo. Iniziamo in coda ai video a parlare un pochettino di improvvisazione. Ora, questa è una sfida che mi avete lanciato più volte nei commenti e adesso sono, credo, sufficientemente pronto per accoglierla e vedremo di affrontare questo tema così difficile da, come dire, da snocciolare in due paralleli percorsi. Uno per coloro proprio che magari hanno anche difficoltà di lettura, cioè che appena mettono le mani sulla tastiera, e uno per quelli invece che magari possono essere un pochettino più avanzati. Però partiamo proprio dalle cose più semplici, che sono quelle più difficili da spiegare, ma quelle dalla comprensione delle quali poi dipende il successo di tutto il resto del lavoro che ci si va a impiantare sopra. Ecco, allora per oggi, per questa volta vi lascio alle superbe note di Alexandre Guilmant, sempre sul nostro superbo organo a Letti di Morbegno. Vi auguro buone feste per questi giorni e come al solito a giovedì prossimo. Arrivederci.